Mi chiamo Roland Gabas, sono il responsabile della ditta Naturalia Bau. Noi stiamo a Merano e ci occupiamo della coibentazione di tutto il gusto della casa. Prevalentemente facciamo questo lavoro con pannelli in fibra di legno che hanno la caratteristica di essere ottimi d'estate ma anche d'inverno e anche per quanto riguarda l'acustica e oltretutto che per noi è molto importante che sono prodotti naturali e sostenibili. Per dimostrare tutto questo lavoro che ormai facciamo da 22 anni, qualche anno fa abbiamo costruito la nostra nuova sede a Merano, che è il primo edificio commerciale ad emissione zero, cioè che vuol dire che riusciamo a produrre quel poco di energia che ci serve in autonomia senza emettere CO2 o anidride carbonica nell'atmosfera. Per quanto riguarda i tetti, lì ovviamente è importante proteggersi non soltanto dalle intemperie ma anche dal freddo e soprattutto anche dal caldo, e qui ci vogliono i prodotti che hanno sia la caratteristica invernale e estiva, che è l'unico, uno dei pochi prodotti in questo caso che abbia queste doti, è il pannello fibra di legno della ditta Pavatex. Tutto questo in sistemi costruttivi che partono da manti di tenuta all'aria igrovariabili in Tessana Evo, molto diffusivi ma comunque igrovariabili, il pannello Pavaterm adesso nella nuova versione a secco, quindi un prodotto tecnicamente avanzato che porta la natura nelle case di tutti, e poi l'impermeabilizzazione con Stamisol DV, ideale per tetti anche con poca pendenza, quindi non solo tetti nuovi ma anche ristrutturazioni di case esistenti dove si può portare il comfort a partire dal tetto. Il tetto, per chi vuole una soluzione avanzata, può essere costruito con dei sistemi costruttivi leggermente più evoluti rispetto a quelli utilizzati normalmente, che richiedono spessori di isolamento più importanti e richiedono una progettazione diversa. Magari l'inserimento di materiale isolante all'interno delle strutture, in modo da non avere pacchetti tetto con spessori troppo elevati, difficili da gestire dal punto di vista architettonico, quindi l'inserimento di un isolante flessibile di insufflaggio come PavaFloc in cellulosa riciclata tra le strutture, abbinato a un pannello con nuovo profilo Pavater Combi, che ha un profilo speciale arrotondato che consente una pedonabilità del sistema senza l'utilizzo di un tavolato superiore.